capito allora? Fortuna che non è successo a noi. Avanti il prossimo. Salve. Ah, sei tu, Rasse, buongiorno figliolo. Bravo, Rasse, vedo che continui a darti da fare. Veramente sarei venuto anche da solo, ma papà ha insistito per accompagnarmi. Ehi, tu, non fare l'impertinente. Mancano ormai solo pochi giorni al Natale. Gli abitanti della foresta ad uno stanno consegnando a Babbo Natale tutti i regali che hanno preparato nelle ultime settimane. Nel frattempo, le renne di Nicolas continuano ad allenarsi per il grande giorno. Block è diventato vecchio ormai e il figlio Brad prenderà il suo posto. Infatti, da quest'anno sarà lui il capo del branco. Bambini, avete visto la renna che sta cavalcando Nicolas? Avanti, forza! Si chiama Rauri. Coraggio. Ed è un animale forte e vigoroso. Si è allenata duramente in questi ultimi tempi. Ed anche lei, come il resto del branco, spera di essere scelta per trainare la slitta di Babbo Natale durante la notte fatidica. Forza! Forza! Diventerebbe rossa come un peperone. Guarda, Nicolas! Ferma! Ferma! Salve, ragazzi. È inutile farmi tutti questi complimenti. Non riuscirete a commuovermi. E poi ve l'ho già detto, mi sembra. Non potete più cavalcare le renne finché non sarà passato il Natale. Sì, ma i nostri complimenti erano sinceri. Non è così, Spillo, eh? Certo, non devi sottovalutarti, Nicolas. Sì, avete ragione. In fondo sono un tipo in gamba e riesco a cavarmela benissimo con il mio lavoro. Non credo che da queste parti esista qualcun altro che ci sappia fare così bene con le renne. Io le conosco da troppo tempo ormai. Ehi, calma, amico, adesso stai esagerando. Senti, Nicolas, hai già deciso quali renne dovranno trainare la slitta di Babbo Natale? Sono curiosa. Brad è uno dei favoriti, vero? E anche Rauri, visto che lui e Brad fanno coppia fissa. Ma poi chi altro? Io ti suggerisco Pavo. Ha un bel mantello e le gambe agili e forti. Silenzio, non dovete più dire queste cose, bambini. Se le mie renne vi sentono, ci resteranno male. Oh, vuol dire che capiscono quello che diciamo? Sì, certo che capiscono. Dici davvero? Questo è un momento molto delicato per loro. Sapete, si stanno allenando duramente da diverse settimane ormai. E tutte sperano di essere scelte per trainare la slitta del signor Babbo Natale. Ma io deciderò soltanto alla vigilia. Ehi, guardate! Chissà che sapore ha. Buona. Mi sembra farti riconoscere. Su, coraggio, bambini. Adesso sarà meglio che torniate a casa. Io voglio tentare una prova di resistenza con le renne. Bessa, andiamo nella foresta. Avanti. Tutt'oggi abbiamo già in magazzino l'80% dei regali che sono previsti per Natale. Quindi le cose vanno a gonfie vele, e questo grazie ai nostri amici. Peccato però, il tempo ci è guastato. Oh, ma ormai il grosso del lavoro è fatto e per quanto ci riguarda potrebbe anche scoppiare il finimondo, dico bene. E sono a casa! Chi è? E chi poteva essere? Ciao, Babbo Natale! Devo dirti una cosa molto importante. Tu sapevi che le renne capiscono tutto quello che noi diciamo? Cosa? Ma sì, ecco perché bisogna stare attenti quando si parla. Se noi facciamo il nome di quelle che porteranno la slitta, le altre ci resteranno male perché a tutte piace vincere. Oh, ma queste sono sciocchezze. Chi te l'ha detto? Nicolas? Io ho un nonno che non capisce niente. A proposito, fuori c'è una tempesta di neve. Ho saputo che Nicolas è andato nella foresta per continuare l'allenamento con le renne. Voi cosa ne pensate? Vorrà sottoporle a una prova di resistenza. Sì, certo, ma non dimentichiamo che lo fa tutti gli anni prima di Natale. Però con questo tempaccio poteva anche evitarlo.
No, Nicholas è un ragazzo in gamba e cresce quelle renne meglio di chiunque altro, senza contare che conosce anche la foresta come le sue tasche, quindi possiamo stare tranquilli. Sa quello che fa. Coraggio, coraggio, tenete duro! Non potete lasciarvi spaventare da una bufera! Questa è una prova di resistenza e dovete superarla! Forza, seguitemi e non rompete le file! Bessa, tu controlla il branco da dietro e tienile tutte unite, chiaro? Questa prova di resistenza può sembrarvi crudele, bambini, lo so, ma ha lo scopo di verificare la preparazione delle renne. Purtroppo c'è qualcosa che non va per il verso giusto. La neve non accenna a smettere e diventa sempre più fitta, mentre il vento continua ad ululare. Nicholas comincia a preoccuparsi. Conosce bene la foresta, la conosce fin da bambino. Ma questa violenta bufera lo ha portato fuori strada. Forza! Questo posto è orribile. Che cosa facciamo adesso? Il povero Nicholas, sempre pieno di forza e di coraggio, è ora in preda alla paura. Aveva deciso di ritornare a casa, ma senza volerlo si trova ora in una delle zone più pericolose della foresta. Ma che cosa ti prende, Raul? I giganti! Torna indietro! Tornate indietro tutti quanti! Brad, Brock, scappate! Non perdete tempo, avanti! Bessa, vieni via! Dobbiamo pensare alle renne! Corri, Brad! Corri più forte che puoi! Continuate così! Forse riusciamo a seminarvi!
non vedo Nicholas. Brock, dov'è Nicholas? Aspettatemi! Ehi! Sì, forse le renne capiscono quello che diciamo, ma certamente non possono parlare. Niente da fare, signore. Nicholas è introvabile. Rory, dov'è Nicholas? Eravate insieme, non è così? Oh, bestia! Oh? Guardate, la povera bestia ha una zampa ferita. Su, fammi vedere. Per fortuna è solo un graffio. Oh, meno male. Signore, anche le renne hanno le zampe ferite. Secondo me sono state attaccate dai lupi o qualcosa del genere. Forse è così, leggo la paura nei loro occhi. Block, che cosa vi è successo? Che fine ha fatto Nicholas? Ce lo direbbe subito se potesse. Elisa, che cosa è successo? Non lo so, ma è una cosa terribile. Signore, Brad non è tornato. Che cosa? Ma stamattina c'erano tutte e stavano tutte bene, anche Nicholas. Signore, è inutile restare tutti quanti. Perché non va a casa con i bambini? Resteremo noi a tenere d'occhio la situazione. Se c'è qualche novità la chiameremo. Io voglio restare. Anch'io resto. Niente affatto. Non sentite che bufera c'è lì fuori? Dovete andare a casa. Secondo me Bessa vuole dirci qualcosa. Purtroppo non possiamo fare niente finché non cessa la bufera. Signore, secondo me dobbiamo mandare un gruppo di uomini a perlustrare la zona. No, Ufo, sarebbe troppo rischioso. La tormenta non accenna a diminuire. Se andiamo nella foresta a cercare Nicholas, ci perderemmo anche noi. Papà! Com'è la situazione? Possiamo andare nella foresta? No, è fuori discussione. Tommaso ha provato a farlo, ma è tornato subito indietro. Non dobbiamo muoverci da qui, ne va della nostra vita. Tu, Brad. Ora ricordo. Povero Brad. Sei rimasto qui per proteggermi, vero? Le mie povere mani. Ora che la bufera è cessata, Babbo Natale ha organizzato una missione di ricerca e salvataggio. La fedele Bessa, nonostante la zampa ferita, sta guidando il gruppo nella foresta. Signore, ci stiamo avvicinando alla zona dove vive quel gruppo di giganti. Dobbiamo stare attenti. Nicholas non può essere qui. Sa benissimo che questa è una zona pericolosa. Amici, ancora non sappiamo come sono andate le cose. Forse è arrivato qui senza volerlo. Magari la bufera lo ha portato fuori strada. Comunque non possiamo escludere alcuna possibilità. Perlustreremo la foresta palmo a palmo. Dove sono gli altri? Dove sono? Attenzione, bambini, il sentiero è irto e scivoloso, potreste cadere. Sì, sì, sta tranquillo. Che brutta fine avresti fatto. Attenti a dove mettete i piedi, è molto pericoloso. Guardate Bessa. Ehi, che cosa c'è, Bessa? Hai trovato qualcosa? Nicholas! Siamo noi! Nicholas, rispondi! Avanti, Brad, fatti sentire! Ma questa è la voce di Elisa e degli altri. Stanno arrivando, Brad, stanno arrivando. Nicholas! Brad! Dove siete? Devono essere qui intorno. Bessa, portaci da loro. Coraggio, Bessa, dobbiamo raggiungerli.
Bessa! Bessa, amica mia. Lo sapevo che non mi avresti abbandonato. Nicolas! Nicolas! Sono qui! Nicolas! Eccoci! Ragazzi! Oh, sei sano e salvo, meno male! Eravamo tanto in pensiero. Non so come ringraziarvi, amici miei. Però è a Brad che devo la vita. Sei forte, Brad! Come stai? Niente di rotto, spero. No, signore, va tutto bene. Me la sono cavata con qualche graffio. È inutile dire, cari amici, che oggi è un giorno molto fortunato. Mi rendo conto di averti causato grossi problemi. Sono desolato. Ehi, non penserai di farla franca, Nicolas? Io speravo che la bufera sarebbe cessata. Ah, non vali niente come Mandriano. Non conosci la foresta e non sai che le bufere non cessano solo per farti piacere. È vero. Guarda come hai ridotto questa povera gente. Erano tutti in pensiero per te. Ora smettila di infierire. Nicolas stava allenando le renne e cercava di fare del suo meglio. Sì, ma stavolta ha esagerato. E tutto questo perché non usa il cervello. La testa è fatta per ragionare. Devo dirtelo io, Nicolas. Dai, Uffo, perdonalo, ti prego. E poi sono tornati tutti a casa sani e salvi. E questa è l'unica cosa che conta. In fondo Nicolas era in buona fede. Lui vuole solo che tutto sia pronto per Natale. Sì, infatti. Anch'io sono d'accordo con mia moglie. Vogliamo perdonarlo, Uffo, eh? Ma, signore, io non credo. Confesso una cosa. Stamattina, quando ho visto Brad nella neve accanto al suo guardiano, mi sono commosso profondamente. Vedi, Brad ha aiutato Nicolas a rischio della propria vita. Lui era stato lì nella bufera per riscaldarlo e proteggerlo dai pericoli della notte, mi capite ora? Se Brad non si fidasse ciecamente di Nicolas, non l'avrebbe fatto. Quindi le renne sanno che lui le ama e le rispetta. E stavolta il caro Brad, proteggendolo, ha voluto dimostrare che quell'amore reciproco non è così. Mi rendo conto che a volte il duro allenamento di Nicolas può sembrare crudele, ma Brad, come il resto del branco, ha capito che Nicolas agisce solo per il loro bene. La ringrazio, signore. Nicolas è l'unico in questa foresta che sa cavarsela così bene con le renne, e se ora ha commesso uno sbaglio, noi dobbiamo perdonarlo. Dico bene, Uffo? Sì, certo. Siete tutti d'accordo? Sì, certo. Coraggio! Siamo tutti con te. Ed ora, miei cari, vorrei offrirvi un buon piatto di minestra calda. Quella di oggi è una ricetta molto speciale. Potrete mangiare quanto volete. Siete contenti? Sì, grazie! Avanti, accelera! Al galoppo! Come stai, Nicolas? È guarita la ferita alla mano? Ah, sì, ti ringrazio. È guarita completamente. Guarda. Bene. Posso chiederti un grosso favore, Nicolas? Devi dirmi che sono le renne che porteranno i regali la notte di Natale. Ma non capisci proprio niente, Spillo. Se ti sentono quelle che sono state eliminate, resteranno molto male, poverine. Non è vero, Nicolas? Oh, non preoccuparti, Elisa. Abbiamo deciso che le renne eliminate quest'anno saranno scelte il prossimo Natale per trainare la slitta. Sono tutte degli splendidi animali. Guardate, non sono fantastiche? Oh, Nicola, sei io che me ne stavo muta come un pesce! Nicola, Bessa e le renne si sono ristabilite completamente dopo quella brutta avventura. Adesso ognuna di loro dovrà fare l'ultimo sforzo per arrivare in piena forma al grande giorno. Il Natale è vicino, bambini.